fatto negli anni 80, ma anche prima, entrare a Ferragni era una questione familiare, nel senso che in genere erano i genitori che lasciavano il posto ai figli. Dopo il diploma ho fatto alcuni colloqui, uno alla Metalmetro, poi ho fatto un colloquio all'ACNA e anche lì è finita piuttosto male e anche in tempi abbastanza rapidi. E finalmente avevo fatto anche un colloquio a Ferragna e mi avevano assunto in un reparto di produzione. Naturalmente io ho studiato da perito meccanico, perito industriale a Mondovì, perché in quegli anni poi c'era una spinta molto forte per la nostra generazione per avere una formazione industriale, quale che fosse. Molti cercavano di proseguire dandosi all'ingegneria e se no era quasi una scelta obbligata rimanere nella meccanica, nella chimica piuttosto che nell'elettronica. Erano composti quasi unicamente da maschi, almeno il reparto di produzione che avevano a che fare diretta con la chimica. Nelle confezioni, cioè nel reparto D e nel reparto D, c'erano G e D, c'erano anche molte donne. Le ultime donne assunte a Ferragna erano state assunte con delle qualifiche tecniche precise, cioè erano ricercatrici oppure amministrative, quindi in una posizione più lontana dai reparti di produzione. Ma già dall'89-90 o forse 91 è andato in funzione il nuovo reparto F. Il vecchio reparto F era stato costruito nel 38, il nuovo reparto F nel 90-89-90. Il tipo di produzione è sempre rimasta quella, cioè si faceva l'emulsione sempre nel solito sistema con il controllo di un computer. C'era stavolta proprio una sala controllo con dei computer, dei quadri sinottici, una cosa che faceva una certa impressione a vedersi anche qui, e tutti gli impianti e l'edilizia, quindi la parte edile completamente rinnovata, servizi igienici, spogliatoi. La tendenza alla responsabilità individuale c'era praticamente da subito, proprio perché il tipo di lavoro richiedeva ad esempio una raccolta dati continua, per cui in ogni sala c'era un pezzo di carta e una matita su cui chi era a lavorare in quella sala doveva riportare sempre orari, dati di laboratorio, novità, tutto quanto, e quindi mettere una firma, una matricola, farsi riconoscere per il suo lavoro proprio. Ferragni era quasi completamente autonoma. All'origine addirittura arrivava in stabilimento l'argento metallico proprio, in lingotti. Ferragni lo fondeva, lo trasformava in argento nitrato, quindi dall'argento arrivare fino al rullino impacchettato, finito. Noi a Ferragni potevamo incontrare il nostro rullino in un supermercato, in un fotografo all'altro capo del mondo, cioè la gente che andava in ferie, fotografava al chiosco che trovava sul Monviso con la pubblicità della Ferragni. E questa era una particolarità anche, era un marchio riconoscibile. Vedere un film in televisione e scorgere nei titoli di coda girato su pellicola Ferragna, insomma, io lavoro lì, era qualificante in qualche modo. Me ne sto rendendo conto solo adesso di quanto è stata dolorosa per tutta quanta la vallata, e non solo la vallata, diciamo la provincia di Savona, la crisi dello stabilimento. Nel giro di poco tempo abbiamo visto questa trasformazione terribile, terribile per noi che c'eravamo dentro, perché prima di tutto ci si sente impotenti, perché ti rendi conto che la pellicola non puoi pretendere di venderla nella stessa maniera che la vendevano 20 anni prima. Quante cose sono sparite così, sono spariti i vinili, sono spariti le videocassette, insomma, questa è la realtà dei fatti. Quello che ci è dispiaciuto a me, come ai miei colleghi di lavoro della mia generazione, diciamo così, e abbiamo visto quanti soldi effettivamente giravano grazie a questa fabbrica, quanti soldi c'erano e quanti soldi anche sono stati investiti dentro la fabbrica, però non c'è mai stata quella lungimiranza e quella capacità di riuscire ad avviare qualche altra tecnologia in tempo, cioè quando c'era la disponibilità di questi soldi. E non volevamo neanche pensare alla possibilità che le radiografie finissero su uno schermo di computer o che le fotografie finissero sul telefonino. Non ci riguardava per niente. Il tipo di fabbrica, che è una fabbrica che esisteva da così tanto tempo, era necessariamente una fabbrica basata sulla sua storia, per cui tu avevi un richiamo quasi continuo al fatto che una volta i vecchi facevano così, che una volta si usava fare in questo modo,
i vecchi erano tutto un altro modo di lavorare, più serio, c'è questo onore sempre di quelli che non c'erano più, e quindi la costruzione di quasi di una leggenda sullo stabilimento e su chi lavorava nello stabilimento. E l'altra cosa che mi ha sempre colpito molto è sapere che ad esempio negli anni 20, quando eravamo all'inizio, soprattutto che si aprivano le porte alla manodopera femminile, le madri delle ragazze che sarebbero volute andare a lavorare a Ferragna, molte lo vietavano alle ragazze, dicevano non puoi andare a Ferragna, se vai a Ferragna diventi una bagascia, gli dicevano. Ma questo diventare una bagascia voleva dire semplicemente che una donna che poteva lavorare in fabbrica in quegli anni si emancipava, prendeva uno stipendio e diventava incredibilmente, diciamo, tra virgolette, libera, poteva comunque davvero emanciparsi rispetto alla vita che poteva far prima in cascina. E l'altra cosa che aggiungo ancora, e che mi pare interessante anche questa, ancora negli anni 90 io ho sentito sempre dei vecchi contadini chiedermi ma lavori sempre a Ferragna? Sì, lavoro a Ferragna, ma è sempre da mungere la vacca di Ferragna, c'è un modo di dire proprio in dialetto, che, ma è sempre dalla cessa vacca, cioè ce n'è sempre di latte, pare impossibile che una fabbrica, le altre erano già andate in crisi, che Ferragna fosse ancora una fabbrica così ricca, così generosa, disponibile ancora a mantenerci.